Casale Monferrato, che davvero ci ha insegnato tanto. Ci ha insegnato in questi mesi di mobilitazione che cos'è la dignità. Ci ha insegnato che la vita delle persone, la memoria, valgono più dei profitti di pochi industriali. E oggi siamo qua davanti a questo tribunale ad aspettare una sentenza, anche se la verità storica è una verità che è già stata scritta. C'è stato qualcuno che ha assassinato, consapevole di quello che stava facendo, migliaia di persone. Ed è per questo che siamo a chiedere oggi che anche nelle aule dei tribunali venga detta una parola chiara. Io penso che ci sia un filo, come dire, un filo rosso che lega la battaglia di Casale a quello che sta succedendo nel Basso Piemonte, dove, un po' come succede in Val di Susa per la questione della TAV, dicono che ad aprile incominceranno i lavori dell'alta velocità Milano-Genova. In realtà raccontano delle palle, lo chiamano il terzo valico ferroviario quando sono già 5 i valici appenninici che servono per collegare Genova al nord Italia. Bene, c'è un filo conduttore che è quello dell'amianto. Anche lì, anche in quella montagna, anche in quell'Appennino, studi per altri progetti hanno dimostrato che c'è una grandissima quantità di amianto in quelle montagne e scrivono sui loro progetti che certamente staranno attenti a fare in modo che la popolazione non venga colpita. Sappiamo già, la gente ride, no? Tutti stiamo ridendo. Oggi quel giornalaccio che è la Stampa di Torino, la Busiarda, inizia a scrivere nelle pagine alessandrine: cresce la mobilitazione contro il terzo valico, sono stati costituiti comitati ad Arquata, Serravalle, Tortona, Novi Ligure, e pensiamo che aprile sarà il momento in cui chiameremo tutta la gente della Bassa Valle Scrida per una grande mobilitazione per chiedere di fermare l'opera. Abbiamo qualcuno davanti a noi che ci ha insegnato tante cose, sono gli abitanti degni della Val di Susa. Noi da loro abbiamo cercato di imparare, stiamo cercando di costruire, insomma, una mobilitazione che possa essere degna delle cose che ci aspettiamo. Sicuramente faremo una cosa, chiederemo a tutte le donne e gli uomini degni di Casale Monferrato di venire con noi a parlare nei piccoli comuni, a raccontare che cosa significa l'amianto, e chiederemo a tutte le donne e gli uomini degni di Casale Monferrato e a tutte le comunità in lotta d'Italia di venire nel Basso Piemonte, perché che sia chiara una cosa: quando incominceranno quei cantieri, quando inizieranno a muovere quelle ruspe, ci troveremo anche noi a resistere, lo faremo con i nostri corpi. Vi lascio con, diciamo così, questa pillola. Ieri pomeriggio eravamo a prendere il freddo davanti al carcere di San Michele di Alessandria, dove uno degli arrestati in ottava è stato trasferito. Oggi siamo qua di nuovo a prendere il freddo davanti al tribunale di Casale Monferrato. Siamo convinti di una cosa: l'unico modo per sentirci vivi è quello di stare in movimento. Gli altri sono già morti. Noi costruiremo un futuro nuovo fatto di diritti e dignità. Grazie a tutti.